ricompensa è grande nei cieli. Cari fedeli, vi ricordo le sante messe domani dalle ore 18 in poi, 18:30, e dopo la messa cantata alle ore 19. Vi voglio incoraggiare anche di prendere l'occasione di questo mese di farsi amicizia con le anime del Purgatorio, pregando per loro, soffrendo per loro, sacrificarsi per loro, perché le anime del Purgatorio, essendo in continue sofferenze, sanno molto bene e sicuramente molto meglio di noi l'importanza e il valore della preghiera. E quanto più presto loro riescono a salire alla gloria di Dio, quanto più prima possono anche intervenire per noi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, sia lodato Gesù Cristo. Cari fedeli, oggi però celebriamo la festa dei Santi, la festa della Chiesa trionfante in cielo. E quando celebriamo questa festa, celebriamo la vita. La vita per sé è il dono più prezioso che esista. Certo, dobbiamo distinguere fra la vita eterna e la vita temporale presente. Ogni vita è causale e finale. La vita è causato da qualcheduno, è finalizzato a qualcosa. Dipende dalla materia in che modo è la causa, in che modo è il fine. Il mondo delle piante, degli animali ha la causa in tutto, certo, la legge naturale e la propagazione di mantenere la propria specie, e ha il fine di servire a qualcun altro. E così ugualmente per gli animali. Questo è il loro fine. Quando vediamo l'uomo, vediamo che l'uomo, in quanto è corpo, è causato dai genitori, in quanto è anima, è causata direttamente da Dio. Il nostro corpo ha come finalizzazione di esprimere quello che dobbiamo fare con la nostra anima e di aiutare la nostra anima di meritare il cielo. Quando vediamo i santi, loro avevano perfettamente capito questo ordine e hanno in tutto trovato il modo di finalizzare il loro pensare, agire e volere a questo bene supremo, a Dio. Perché ci ricordiamo, la gloria di Dio è imposta a tutti, e anche i dannati glorificano Dio nella sua giustizia. La nostra felicità invece ci è proposta e dipende dalla nostra cooperazione, in quanto noi desideriamo questa vita eterna. In quanto noi cerchiamo nel tutto
In tutto il nostro desiderare, volere e agire, Dio, in quanto ci rendiamo capaci di meritare la vita eterna, perché lo sappiamo, la vita per sé ci è data. Solo Dio è l'autore stesso della vita. Per questo motivo, quando Dio, Gesù Cristo, morì sulla croce, Lui ha data la sua vita. Noi subiamo la morte. Ma Dio, Gesù Cristo, ha deposto la sua vita per redimere noi. Noi invece dobbiamo subire la vita, la morte, in funzione di Dio, per la gloria di Gesù Cristo, affinché abbiamo aggiunto il nostro destino della nostra vita, la gloria nei cieli, glorificando Dio e essendo nella felicità eterna perfetta, perché i santi nei cieli hanno la sicurezza che questa felicità non possono più perderla. Vogliamo avere noi questa impostazione su tutta la nostra vita, come avevano i santi. Prendiamo questo come esempio che ci incoraggia di porre anche qualsiasi atto nostro per il fine ultimo. Perché come dice San Crisostomo, scusatemi, come si legge nella lettera agli ebrei, le frange del vestimento divino sono qua giù gli eletti divenuti ornamento del verbo splendore del Padre. Gli uomini che vivono in grazia di Dio, che soffrono, che si sacrificano per Dio, sono il ornamento del Verbo, cioè di Gesù Cristo. Questo vogliamo essere noi. Riguardo l'Epistola, San Gregorio annota che ci sono due censimenti. Due volte si conta la popolazione sulla terra. La prima volta, quando Gesù entra nel mondo per mezzo dell'imperatore Augusto, e la seconda volta verranno contate le anime per l'eternità nel libro che è sigillato e che può aprire soltanto Gesù Cristo. Abbiamo questo desiderio di non toglierci questa iscrizione a questo libro della eterna gloria, della eterna felicità. Vogliamo evitare massimamente tutti i peccati che fanno un ostacolo insuperabile alla unione con Dio, con Gesù Cristo per tutta l'eternità. Confrontiamo il gaudio temporale che si può per un breve tempo godere a causa di un peccato confrontando alla perdita per tutta l'eternità. Non c'è paragone. Vogliamo noi iscriverci e vogliamo essere segnati da Gesù Cristo sulla nostra fronte, perché ciascuno che si sottrae all'impronto della verità di Gesù Cristo per forza riceve l'impronto della bestia, così leggiamo nell'Apocalisse. Nel Vangelo parliamo, ascoltiamo San Matteo
che racconta le scorrose del nostro Signore delle beatitudini. Le beatitudini sono l'adempimento dei 10 comandamenti che non sopprimono, ma perfezionano. Danno questi 10 comandamenti una realtà in più, questa realtà dell'immenso amore di Gesù Cristo verso il creato e il desiderio in assoluto di voler salvare tutte le anime. Perciò mi permettete di passare in una pagina le beatitudini che prendiamo lezione da Sant'Agostino, che mette assieme le beatitudini, che sono 8, assieme con le 7 domande del Padre Nostro e con i doni dello Spirito Santo. La prima beatitudine: beati i poveri in spirito, perché di questi è il regno dei cieli. I poveri di spirito, secondo il Vangelo, sono quelli che hanno il cuore distaccato dalle ricchezze, ne fanno buon uso se lo posseggono. Non le cercano con sollecitudine se ne sono privi. Non soffrono con rassegnazione la perdita se lo vengono tolte. Questa prima beatitudine, beati i poveri in spirito, corrisponde alla prima domanda del Padre Nostro: sia santificato il tuo nome. Perché qua, quando facciamo questo discorso adesso, dobbiamo riconoscere che c'è un ordine nella importanza. Il primo più importante punto del nostro agire è di santificare il nome di Dio in quanto è Dio, in quanto Dio stesso, in quanto dobbiamo amare. In quanto Lui è Dio, siamo poveri in spirito perché non poniamo nessun ostacolo a glorificare Dio innanzitutto. La seconda beatitudine: beati i mansueti, perché questi possederanno la terra. I mansueti sono quelli che trattano il prossimo con dolcezza e ne soffrono con pazienza i difetti e i torti che da essi ricevono, senza querela, risentimenti o vendette. Questa beatitudine della mansuetudine corrisponde alla seconda domanda del Padre Nostro: venga il tuo regno. Nel primo punto abbiamo amato Dio in quanto è Dio. Nella seconda domanda amiamo Dio in quanto amiamo noi stessi in quanto siamo in Dio. Il nostro amore nella seconda domanda è causato dall'amore di se stessi. Invece nella prima domanda l'amore è solo la presenza, l'essenza di Dio stesso. La terza beatitudine: beati quelli che piangono, perché saranno consolati. Quelli che piangono, eppure sono detti beati, sono coloro che soffrono, rassegnati le tribolazioni, e che si affliggono per i peccati commessi, per i mali e per gli scandali che si vedono nel mondo, per la lontananza dal paradiso e per il pericolo del perderlo. La domanda che corrisponde a questa beatitudine
e sia fatta la tua volontà, perché il primo bene utile al raggiungimento del fine è sempre cercare la volontà di Dio, cioè l'obbedienza a quello che Dio ha voluto a ciascuno di noi da tutta l'eternità. La quarta beatitudine: beati coloro che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Quelli che hanno fame e sete della giustizia sono coloro che desiderano attentamente di crescere sempre più nella divina grazia e nell'esercizio delle opere buone e virtuose. La domanda dal Padre nostro che corrisponde a questa beatitudine: beati coloro che hanno fame, e dacci oggi il nostro pane quotidiano. Questa domanda del Padre nostro è un bene strumentale per quasi aiutandoci a meritare il cielo e la unione con Dio. E con questa quarta domanda del Padre nostro si pensa non solo al pane eucaristico, ma al qualsiasi bene che ci fa vantaggio. Quinta beatitudine: beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. I misericordiosi sono quelli che amano in Dio e per amore di Dio il loro prossimo, ne compassionano le miserie sia spirituali che corporali e procurano, sollevano secondo le loro forze e il loro stato. La domanda che corrisponde a questa beatitudine è: rimetti a noi i nostri debiti. Quando vediamo nel Padre nostro, dalla quinta alla settima domanda, loro hanno come oggetto di domanda il toglierci gli ostacoli che ci ostacoli alla unione con Dio. Quindi questa quinta domanda, rimette a noi i nostri debiti, che corrisponde alla beatitudine beati misericordiosi, ha come oggetto di escludere tutti i peccati che non permettono il regno dei cieli. Quindi si parla del peccato grave essenzialmente. Sesta beatitudine: beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. I puri di cuore sono quelli che non hanno veruno affetto al peccato e ne stanno lontani, e scivano soprattutto ogni sorta di impurità. Immondi di cuore, questa beatitudine corrisponde alla sesta domanda del Padre nostro: non ci indurre in tentazione. La tentazione trattiene dall'ampliamento della divina volontà, quello che abbiamo chiesto nella terza domanda. La settima beatitudine: beati i pacifici, perché saranno chiamati figli di Dio. I pacifici sono quelli che conservano la pace col prossimo e con se stessi, e procurano di mettere la pace tra quelli che sono in discordia. La domanda dal Padre nostro è la settima: liberaci dal male, perché la penalità della vita presente, che sottraggono il necessario
per vivere eternamente. E dopo c'è l'ottava beatitudine: beati quelli che soffrono persecuzione per amor della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Quelli che soffrono persecuzione per amore della giustizia sono coloro che sopportano con pazienza le derisioni, i rimproveri e le persecuzioni per causa della fede e della legge di Gesù Cristo. Cari fedeli, queste erano le sette beatitudini che sono la perfezione dei dieci comandamenti, e vogliamo noi anche perfezionare in noi la vita cristiana, e vediamo elencando queste sette domande con le beatitudini, la perfezione, la completezza del Padre nostro, la preghiera del Signore, e abbiamo questo desiderio di perfezionare la nostra vita unendosi a Gesù Cristo, applicando quello che ha insegnato Lui. Abbiamo come esempio tutti i santi che adesso stanno in gloria eterna e che molto volentieri fanno anche intercessione per noi, in quanto noi ci rivolgiamo a loro. Perciò ripeto, soprattutto alla Regina dei Santi, Maria Santissima, e a tutti i santi, chiediamo per i nostri tempi di poter applicare queste beatitudini che Gesù Cristo ha voluto di insegnare a noi, affinché noi come i santi arriviamo alla perfezione eterna. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, sia lodato Gesù.